stava a rappresentare un'unione molto forte, ecco, un'unione nata negli anni della guerra e poi continuata fra mille problemi che hanno però sempre più rafforzato questa unione, che poi ha trovato un momento di difficoltà quando il babbo è partito per Palermo, quando il babbo è stato là per quei 3 anni, tanta ansia per la mamma, ma poi anche tanto desiderio di riaverlo a casa. E... forse l'unica che mandò a giudizio più di 400 persone. Che ricordo ha ora di suo padre? Il ricordo è legato a delle frasi, soprattutto che mi ha detto, che mi sono state di insegnamento. Un comportamento che lui aveva sempre retto, ordinato, tenero, amoroso. Ma ho letto le lettere, perché la mamma me le ha fatte leggere, le lettere che il babbo le scriveva all'epoca in cui erano fidanzati, perché il rapporto era molto epistolare, visto che non si poteva tanto vedere perché le famiglie si opponevano. E a leggere queste cose mi ha talmente intenerito e mi è piaciuto raccontarle. Ecco. E poi la vicenda di questo amore è straordinario, è intenso. Quirino Caponnetto è una figura emblematica che comunque fondò il pool antimafia a Palermo, che prese il posto di Rocco Chinnici, che saltò in aria con la bomba del 29 luglio dell'83, in un attentato in stile libanese. Lui ebbe il coraggio di prendere il suo posto, di continuare il lavoro di Rocco Chinnici e di fondare il vero e proprio pool antimafia, sulla base anche dell'esperienza del pool antiterrorismo che c'era a Torino con Caselli, e quindi utilizzò anche la professionalità immensa di Falcone, di Borsellino, di Lello e degli altri componenti del pool per dare vita a una stagione quasi irripetibile in cui per la prima volta si arrivò con il maxi processo a sconfiggere il mito della invincibilità di Cosa Nostra e della impunità di Cosa Nostra, e quindi rese possibile il compimento di indagini decisive guidate da Falcone e da Borsellino soprattutto. È cambiata anche la lotta alla mafia, che però si è potenziata con nuovi strumenti anche di contrasto molto efficaci. Naturalmente, per esempio, nel nostro Salento il contrasto è stato così efficace da, non dico sradicare, perché questi fenomeni è difficile che siano veramente sradicati, ma da contenere fortemente quello che era la Sacra Corona Unita. Ok, posso muovere? Ilaria Baldassarre, avvocato e presidente dell'Associazione Il Cerchio delle Idee. Come mai oggi abbiamo qui Massimo Caponnetto, che ricorda la figura non solo di suo padre, ma anche della madre? Beh, questa iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto sulla legalità che noi ormai portiamo avanti come associazione da circa 10 anni. Ogni anno, in prossimità dell'anniversario della strage di Capaci, organizziamo degli eventi per ricordare quelli che sono stati gli eroi, no? Uomini di Stato, eroi che hanno cercato appunto di affermare con tutte le loro forze la cultura della legalità, appunto come Falcone e Borsellino.